Peppe Iodice in Peppi Night Fest, la variante comica. In collaborazione con... Vai oltre il risparmio. Linea carta casa Wow, l'anticrisi sconvolgente. Bava, Opportunity Shop. Playtime, buoni sempre, buoni da sempre. TechMate, sempre un passo avanti. Ritz Café, l'unico che ti fa sognare. SEA 2.0, sicurezza ambientale. Vesuvio, esperienza di fiducia. Yes Bike, la tua nuova bici elettrica. Dal Teatro Troisi di Napoli, Peppi Night Fest, la variante comica. Signori, un mare di comicità in un solo uomo, un comico che sa il fatto suo ed anche i nostri, Peppe Iodice! Stasera a Canale 21 se ne sta scendendo malamente, però coi soldi di Italia 1 ha comprato la terza piscina a Bagnoli di fronte alla NATO. Signori, Daniele Descubel Bellini! Ti presento un uomo che a qualsiasi personaggio tu ti riferisci, lui racconta un aneddoto. Stai parlando di Trump, lui dice, Donald, quella volta che... Ah, io pensavo, se si conoscesse a tutta questa gente, perché si trova qua? È tutta ipocrisia. Francesco Massandrea! Allora, buonasera a tutti, grazie. Grazie per essere qui. Siamo in diretta dal Teatro Troisi. Non è ipocrisia, io racconto bugie. Se capita che ho incontrato una persona, sono felice di raccontare che ho... Allora, Francesco, tu ci allettichi con queste cose, perché uno non può parlare di qualsiasi cosa e tu sei a tutto qua, conosci a tutto qua. Ma non è vero, capita. C'è una presunzione di base presunzione. E non lo appoggi su nulla, soprattutto su quelle 890 euro lordi che percepisci a Radio Marco. Vabbè, basta, andiamo avanti, è tardi, è l'ultima, la penultima puntata. Io vado a mettermi al mio posto da schiavo. Volevo dirvi che siamo già più o meno brilli, non dico ubriachi, ma poco ci manca. Cominciamo. Sarà un puntatone. Sì, sarà un po', sembra così, però speriamo stasera bene. Veramente abbiamo invitato delle persone che voi non immaginate e neanche noi. E nemmeno noi, infatti. Allora, andiamo a presentarvi l'inviato esterno. È meglio, eh. L'amante e lo spauracchio delle attrici basta, napoletane. Basta con colui questa... che si è bombardato. Allora? Tutte le compagne dei primi attori napoletani, più o meno tutti. Ti prego. Quindi amici, colleghi, attori napoletani. Lo scritturate, Francesco, però. Quando lo scritturate è pericolosissimo. È un uomo che non bada a nessuno. Ma non è vero. È uno sciagallo. Francesco. Signori, dipende. Francesco Procopio. Peppa, io no, mi stai facendo passare per un trombello di fan, ma non è vero, sono solo i fan mia, guarda, veramente, Peppe, Francesco, sono emozionato stasera, ma chi soccrivo, chi soccrivo, ma ti voglio, il pupillo mio, il bocconcino mio, stasera il mio cognato Gigino farà una cosa pazzesca, sempre per lavorare questa stagione dentro ai nostri villaggi turistici, noi ci abbiamo qua, Gigi, adesso è nacca! Che vuoi da me? Gigino, mio cognato! Ecco, signori, non ci interessa! Gigino, no, non passiamo, beh. Non passiamo, è cosa seria. Gigino, io ho scoperto che è anche un grande ammaestratore di zanzare. Piacere, ma che ammaestratore? Ammaestratore. Ma quando mai si è visto nei villaggi l'ammaestratore? Un piccolo pinnolo per farti vedere. Vabbè. Lui quanto è bravo, quanto è grande. Ah. Come potrai vedere, questa è una teca, qui dentro ci sono almeno un cinquantino di zanzare, no? Qui dentro sono 50 di zanzare. Adesso Gigi piglia 5 euro. Piglia 5 euro. No, non capisci, manco che era 5 euro e quale la palè, cioè, lo sapete, siamo ad un livello, perché quello prima che asceva un bazziva, c'era l'amministratore teatrale. Sono 25 anni che tengo in coppia spalle me, anche stasera, Come vedi, tengo la 10 euro questa sera, mantieno le 10 euro Gigino. Come vedi, adesso Gigino ti darà un piccolo pinnolo, un saggio di quello che farà. Io aprirò la teca, da qui dentro usciranno almeno 50-60 zanzare, le zanzare prenderanno, ammaestrate da Gigino ad arte, prenderanno la 10 euro e te la porteranno niente
no che a te, caro Peppe lo Iudice. Al volo portano la decisione. A volo, a volo, Gigi, è vero o no? Vai, allora siamo facciamolo. Pronti? Facciamolo. Siamo pronti? Una cosa veloce. Siamo pronti? Gigim, Gigim Salabim! Mica Leo! Andrea, non parte! Dopo magari ci per favore. Allora, che è della premiata vinta con proprio Marancio. Gigi e Proco, allora veniamo a noi. A proposito di pungere, è lui, l'uomo più pungente, colui che con la sua comicità mette la lente d'ingrandimento sull'attualità. Il D'Artagnan della battuta. L'editoriale di Pep, il Peppitoriale. Questa settimana niente. Allora, si è parlato molto dell'uso della mascherina all'aperto e niente. Siamo in diretta che stanno. Ci sono due amici che ci hanno salutato. Poi dopo vi spiegherò e capirete perché. Allora, si è parlato tanto da Giammacca o quando ultimo che ho pensato. Vabbè, andiamo avanti. Allora, la mascherina all'aperto. Allora, esatto. Si è parlato molto di questa mascherina all'aperto, se metterla o no. Devo dire che i virologi, devo dire che i politici si sono spiegati benissimo, ne abbiamo capito proprio tutto qua. Cioè, nel senso, ora hanno detto certe cose, come sempre, in modo chiaro. Vogliamo vedere qualche... Vediamo la grafica. Chi si sta luando la mascherina proprio in assumente, Pierpaolo Sileri ha detto potremmo toglierla dopo aver vaccinato 30 milioni di italiani. Esatto. Davanti, Crisanti, che pare sempre quando sono Andrea Fundanella, potremmo toglierla quando saranno vaccinati più di 45 milioni, che è tra coppa, chi le rende, chi su 45 italiani. Matteo Bassetti, sembra un friscone, tu friscone, via la mascherina da subito, la cosa che voglio dire. Cammaffo! Ma abbiamo visto, credo che ci fa piacere, te ne sta mutando a faccia. Vabbè, ma non è un'immagine. Sandea, però non devi fare sempre diplomatico. Ma non è diplomatico. Stanfu, qua non calore. Cosa faccio? Fa caldo. Hai ragione. Ci dovete allora, prima di tutto, ci dovete dire cosa dobbiamo fare. Poi ci dovete avvertire un po' prima, perché prima di toggerci le mascherine, noi ci abbiamo acconciato per un po' che faccia. Beh. Francesco, perché in questo periodo con le mascherine si è un po' occultato un po' tutto, non si capisce più niente. Ma voi avete fatto caso che questa parte qua è determinante in due corpi umani? Cioè, io mi credevo che questa parte qua, cioè, quando accumulo, tutto riesce per bello. Che mi piace visto gente con la mascherina. Che estetica è? Ha scelto la giù, ma frate, ma chi sei? Ma uomini e donne, appena sono luogo la mascherina, bello pure, la mascherina non affascina, bello pure preso la nuova. Sì, è sempre così. Ma che ha fatto qui? Gente che si è fidanzato in tasso perito, se ne è giudicato, che meraviglia. Sì, capito. Perché che è la mascherina, dice, per precauzione, se la luo solo nel momento decisivo, e le guai... Sei sempre esagerato, non è andata, vabbè, comunque. Però, dalla cabina di regia di Draghi, da Roma, che aveva uno chissà se è proprio, stava tanto furbo, si è fatta la cabina a Roma. Ah, la cabina te la fa a Paolo in ma non è la cabina... Non è quella cabina là. Ha detto avanti. Che coprifuoco, mo già l'ha spostato dalle 10 alle 11, forse a mezzanotte, forse su sta terziana, forse lo levo, però non è sicuro, c'è ma con butta buona. Facci caso, il governo pare papà e mamma, cioè pare che si sta combattendo con noi quando eravamo ognuno come papà e mamma, che dice però ti arriti una... Ah, certo, c'è... Oltre, patemi faccio, oltre! E dice, che è? E dice, che è? E dice, sta cosa, sennò quando dice, bam! Cioè, ma non me lo so! Ma non credo è tuo padre, vabbè, no, così faceva. Poi disse, poi diceva, a un certo punto, vabbè, arrendete all'11, però si fa tardi con due ossi con l'estate. È proprio guerra. Cioè, Padma era un premier e non lo sapeva. Certo, ci sta l'approccio. Ma uno dice, papà, ma scende un po' la cuore, diceva, che le volesse dice un po' però Salvini a botte quando con una mela fradicia si tra giusti la bocca, la bocca.
Allora, che però il fatto che ha sostenuto la tesi dell'eliminazione del coprifuoco, in cui io devo dire la verità, io sono d'accordo, perché anche noi che lavoriamo la sera, no? Certo, i live, tutti quelli che lavorano la sera, parmillando, che la maluova, perché siamo tanto fatti come vuoi. Allora, Savini, molti pensano, allora Savini, la RIT, allora è uno buono. No, però rientra sempre nel concetto con il governo pare papà, che papà pure teneva un amico, mi è su scemo, che comunque a un certo punto, ogni tanto dicevo una cosa buona. Andiamo nello specifico. Allora, analizza i fatti, non da mettere. Anche Ciò Ciamelloni sta dicendo delle cose anche interessanti, devo dire la verità. Sì. Che chi si è un marito suo, lo pariteremo l'uno, quindi. Che non è per questo. No, sta cominciando a dire cose molto illuminanti. Ma si può dire di un. Però a volte dici illuminanti, a volte meno illuminanti, come l'uno e con Maesci. Certo, non si sa mai quando fai la prova, vabbè. E poi lei fa parte di Fratelli d'Italia, sì, no? Sì. Cioè la famiglia. Tutti frati solo e somma, cioè comunque sarà una vita difficile. Solo e somma. Sottolineiamo. Figliuolo, il nostro amico Figliuolo. Certo. Staccavamo. Generale, certo. Allora, Figliuolo, mi ha riuscito a dare questo cosa. No, sì, allora, parlavi, abbiamo attivato la grande. Figliuolo, il grande Figliuolo, ha detto, ha proposto anche i vaccini, di fare i vaccini sulle spiagge. Sì. Figliuolo, secondo me ci ha passato poco. Quando ci andiamo a mare ci ha ammassato tranquillo. Non è che così si rende pure un coppa a spiaggia. Ma pare che fai si vaccina? Non lo so. Un coppo pedalone, terra arena. No, fa degli abbi. Sì, uno so a pigliare un aperitivo e dice Aperol Pfizer. Un vaccino è l'algico. Come si fa a capire? Collicco, vaccino collicco. Non essere estremo, è un'idea per snellire. Ci sono delle aree aperture, meno male, si riapre, i commercianti, gli esercenti respirano un po', perfetto. Alcuni sono buoni, alcuni, devo dire, sono molto, molto positivo, sono contento per loro, negativo per me, le palestre che riaprono, io sono felice. Problema per me, che a fine mo l'ho trovato con mi scusa, che poi dice voi vedete, una panza. Sta fanno poche palestre, faccio... Vorrei tanto. Amore, vorrei. Ma mi si è chiuso alla palestra. Che sfiga. Non posso in casa. Capisco. Ma un buon corrimi, sapi. No, no. Si può mai sapere. Un'intuizione geniale del governo è stato di riaprire dal 23 maggio gli impianti sciistici. Bene. C'è la verità. Che a maggio è il periodo di... Sarà una bella pensata. Perché il 23 maggio che cosa ti viene più naturale in me? Qual è il percorso razionale? Perdona, Ma tu che gli dici? Quando hai ragione, non posso dirti niente. Allora, amici, allora, 23 maggio, a Roce non muovo in me. A Roce non mi organizzavo in me. A fare un bel uscire in coppa neva. Ma chi l'è in maggio, giugno? A muovo per ita. Come si tu organizzassi a dicembre? Certo. Tipo ci a fare, allora, a dicembre potete aprire Marina di Camerota, Pavinuno, Scalea, Blue Marine, ma tutti quanti. I nostri amici, certo. Riaprite, ma per fottami a dicembre, a Natale, alla prima, a vicino di Natale. Hai ragione. Un capitone a mare, lo pigliamo tutto il lato. Hai ragione. Allora, il problema è che secondo me questi politici organizzano, cioè queste decisioni pigliano a tavola la sera. Sì. Stanca, covino in mano. Un po' di appannamento. Sai che c'è di nuovo? Che io riapro gli impianti cistici a maggio, voglio dire gli italiani che dicono. Cioè, praticamente c'è la prima neve con vino in mano, cioè mescolo vino con la neve. Va bene, adesso, sempre là dobbiamo però andare. Però devo dire che è successo anche altro, anche altro. Andiamo a vedere cose interessanti. Il giornale molto attendibile, riporta aggressione sciocca a Firenze, un tunisino di 18 anni, attenzione, ha tentato di avere un rapporto sessuale con una signora di 78 anni. Una cosa, certo. È una cosa molto grave che è successo. Non c'è dubbio. Perché un ragazzo di 18 anni ha avuto un rapporto sessuale con una donna di 78 anni. È arrivata subito la polizia, la signora ha detto, a che faci di cazzo. No, allora. La signora Ma io sapevo, chissi, come se ho 18 anni. Ti sei accorto, faccio che mia mascherina in faccia. E se appena mi leva la mascherina, scoparò una donna. Diciamo, ma vuoi rendere conto? Ma fai buonissimo. Tu sei pazzo. Cioè, ci hanno rendere conto. La signora era avuto un po' che... Era risciatato un po'. Vabbè, occasione, andiamo avanti. Andiamo a vedere un'altra notizia. Mandate un'altra notizia. Andiamo un'altra notizia. Ecco qua. Andiamo alla settimana di Franza. Allora. Così restiamo, diciamo, sull'argomento. La signora che sta cuccata. Vabbè, Naomi Camp. Per la grande Naomi Camp, ha avuto, credo, bimba, la diventata mamma. Diventata mamma di una bella bimba. Facciamo gli auguri a Naomi che ci segue. Ma che no, perché amica tu? Se ne chiude casa a Pamma Camp. Ma da quando? Mi piace pensarla così. Naomi ha avuto una bella
bimba, volevo rassicurare tutti gli spettatori del Peppy Night, sanno bene tutti, la mamma, la bimba, solo il ginecologo non si riesce a arrabbiare. In che senso? Ah, tu oggi questo coso là di... Cioè, allora... Allora. Peppino, una pressa là. Andiamo un'altra foto, è meglio, vediamo un'altra foto. Ci passerà poco. Okay. Andiamo avanti. Il governatore della Carolina ha emanato una legge per la quale i condannati a morte potranno scegliere se essere uccisi sulla sedia elettrica oppure fucilati. Certo, è una libertà. Vedi, è di bello scelta. Come cosa da parte loro, perché c'è l'imbarazzo della scelta, no? Cioè, è bello quando puoi far scegliere alle persone, perché... O condannato a morte, è brutto che sa da morire una maniera come dicevano loro. Io ci faccio morire un nico. Allora. Un po' paradossale. Dice, ma siamo uno a scegliere, a fucilare, mi piace tu assai fucilare. Non ci ho sedia elettrica. Però che ha pensato un pucunaro, un governatore della Carolina, che è un vecchio pucunaro scaltro della Carolina, ha pensato di dare dei benefit, delle sovvenzioni, non lo so. A chi decideva di farsi fucilare. Perché? Perché voleva sparagnare correndo. Picchio now! Ma non credo che sia questa la motivazione. Allora, io volevo chiudere però con un pensiero che io condivido al 100%. Un pensiero che non è mio, ma uno dei più grandi autori di questo secolo e del secolo scorso. Uno dei più grandi poeti che l'Italia ha mai avuto. Ed è una frase che io sposo in pieno. Me la mandate un attimo? Non voglio sentirmi intelligente guardando dei cretini. Voglio sentirmi cretino guardando persone intelligenti. Franco Battiato. Perché se non sarò speciale, ed io avrò cura di te. E Peppy Night. Tutta 11 settimane di notizie, di belle cose, di ricerche col mio fratello, socio, collega Lello Marangio del Peppitoriale e gran parte anima di Lello Marangio. Io ci metto un po' di colore. Un uomo di una pazienza infinita. Abbiamo Procopio. Giuseppe. Francesco. Giuseppe. Sì. Giuseppe, sì. Mi senti, mi ascolti? Siamo perfettamente, Franci. E buonasera, anche stasera ci troviamo qui alla prova dei nostri opinionisti per vedere se sono all'altezza di questa grande prova vedere se sono in possibilità di partecipare siamo a questa meravigliosa trasmissione su Canale 21. Eccoci qua. Signori, buonasera, benvenuti. Buonasera. Anche stasera abbiamo il nostro maestro Fischetti. Che prof. Cioè, Fischetti è meglio di là di là. Vabbè, vai avanti. Francesco fa l'abbiamo invitato qui per tirare su l'asticella culturale della nostra trasmissione. Però Francesco Fischetti di base a zero non è sta grande cultura, cioè è arrivato Papuscì e l'hanno fatto i numeri relativi. Vabbè, bella gara, andiamo avanti. Buonasera. Buonasera Papu. Buonasera veramente. Ma veramente. Ma darti subito. Ridono molto alle mie fantastiche battute. Grazie, grazie. Ma chi ci sta aggiungendo? C'ho un mio pubblico, stasera c'ho un mio pubblico. Francesco, siamo in diretta e sarà Canale 21, comunque una televisione. Chiedo per la televisione. Allora, chiedo venia. Peppe, vabbè, non voglio andare oltre. Passiamo subito alla prova. Io la domanda che stasera vi porrò, cominciamo con Fischetti. Sì. Mi devi dire la formazione della nazionale italiana che ha vinto della nazionale italiana che ha vinto i mondiali nel 1982. Zoff, Bergomi, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Graziani. Antonioni non giocò la finale perché è squalificato. Non lo so. Che sia giusta. Chiediamo al nostro pupillo, al nostro gioiello di intelligenza e di cultura. Al nostro esperto pupillo, di sport, al nostro altro. Pupillo. Andiamo, il nostro papo. Accomodato. Passiamo subito al nostro papo. Ci devi dire la formazione
esatta, non come ha detto lui, perché lui l'ha sbagliata, della nazionale italiana che ha vinto il mondiale nel 1982. Senti, ah, è belli mamma. Belli mamma. Ha detto la sua. Signore. Signori. Pizza. Pizza. La pizza. La pizza da Pomaro. Battistuti. Battistuti nell'Italia. Allora Fischetti, ci puoi dire qualcosa un pochettino? Come la vedi tu la situazione della televisione regionale attuale? Ma a me sembra tutta una serie di, come si dice a Napoli, di mantenuti. Cioè nel senso che vanno avanti così, senza qualità, senza né arte né parte. Io quello che vi chiedo è se mantenuti è participio passato o gerundio presente. Andiamo subito a lui. Mantenuti, sì. Mantenuti è commente. Participio passato o gerundio presente. Perfetto. È pressato. È pressato come? Cioè nel senso... Tutto quando unito. Brava, a volte lui fa è talmente che non dice cose che non esiste. Che si chiude il cerchio. Ma fanno uscire e parlo over. Sì. Ah, grande. Bravo. Brava, non è peggio ancora. Ah. I nostri milionisti. Giuseppe. Allora, un attimo solo. Giuseppe. Sì. Giussi. Dammelo. Stasera sono onorato, non ci posso pensare. Abbiamo ospite, qua il nostro immenso, ma chi si aspettava? Chi l'ha venuto a venire? Ma si sembra, ma stai poi andando a capire, ma che fate? Stefano De Martino! Stefano! La cassa che andava a pagare. Attimo! Io mica non lo credo. Prima di farlo entrare, solo una piccola cosa, Stefano, consentimi, io ho mio cognato che da 25 anni, sta mia sorella che è sposata con mio cognato, 25 anni, tengo coppie spalle, te la voglio presentare perché si è appena lasciata con mio cognato. Io sono divorziato. Sono divorziato, io ho saputo che tu hai avuto delle ex, certo. Mia sorella è all'altezza. È a livello. Va bene. Mia sorella è perlomeno doppio rispetto alle tue ex, vedrai. Nel senso di qualità. Di qualità, certo. Patri, i curvi, nacca, non più tutti. Vai, dai. Buonasera, guarda, lei scanagliate i caratteri, presentatevi. Questo è fatto mattina, lei è Patrizia, si è appena lasciata con Gigino. Fantasia floreale. Sì. Si è preparata così. Che fiore è questo, secondo te? Questo è un crisantemo. Infatti, no, non ricordavo. Si è presentata apposta per... Vabbè, ma voi che mi fa? Fate... Cielo, mio Gigino! No, Gigi, ti giuro, no, non stai facendo niente, Gigi. No, ti giuro, Stefano. No, ragazzi, un attimo. Ha messo l'occhio in quella storia. Non ha approfittato. Non ha dato confidenza. Ragazzi, non ha avuto il tempo. Francesco, no. Fallo trasì. Se succedono 4 ore, noi vedo. Alfa Finite, da uno di noi. Stanno 4 ore. È bello, il più bravo di tutti, Stefano De Martino. Che sta facendo un lavoretto a Canale 5. È una cosa per arrangiare, ho detto. Infatti. Vieni qua. Oggi guardate ciò a Issa, abbiamo sapete. Allora, magari non lo so, pensi che sono chiuso. Ero impegnato a Canale 5, purtroppo... Che le cose comunque mi apparano cose... con la situazione... C'è crisi. Certo. C'è crisi. Allora Stefano, io ti volevo proporre proprio un'intervista... Che sono andato in giornalismo a poco. Ah, anche giornalista? Sì. Non sai, periodo che non ci siamo sentiti. Pensavo giornalaio. Era una puttana di titolo, ma ci visto che non si faceva niente, mi sono buttato nei giornali. Hai fatto bene. E quindi abbiamo una intervista tipo Fazio. Ah, una tavola. Tipo un poco Fazio. Al tavolo. Scusami, stai, abbi pazienza. Perdonami un attimo. Gira un po' di qua, di lei, per favore. Sì, è un po' più arrangiatella, chiaro, non è proprio... Boh, vabbè. Mi dice però è... Scemo. Allora, no, però mi arrivano, l'hanno aiutato a cattare.
Simrado, dimmi allora, volentieri. Ok. Allora, Stefano, senti del caso. No, prima dobbiamo fare una cosa. Ah, sì. Io ti ho detto di fare e tu la vuoi fare per forza. Allora, Stefano, io ho la responsabilità. Andiamo in pubblicità e poi c'è un'intervista esclusiva. Però io non me la perdete. Voglio la sfizza. Fischetti, un attimo. Sì. Immagina un rotolone che asciuga tutto. Fischetti del mattino, non posso perdere prima di andare in pubblicità. Signori, dopo con la pesce e De Martino, farò pesce e De Martino! Musica leggera perché ho voglia di leggerissima. Parole senza mistero. Pubblicità tra poco! Sembra De Martino! Musica leggera nel silenzio assordante. Immagina un rotolone che asciuga tutto, davvero tutto! Con i suoi veli super assorbenti, con strappi più lunghi e incredibilmente resistenti. L'alleato ideale per i tuoi lavori in cucina. Bobina smisurata anche nella convenienza. Carta Wow, il buono con poco. Playtime. Buoni sempre. Buoni da sempre. SEA 2.0 da oltre 30 anni tutela la tua salute e quella dei tuoi dipendenti. Servizi di sanificazione, disinfestazione e pest control per industrie alimentari, industrie farmaceutiche, condomini e case di cura. SEA 2.0. Sanificati si nasce. Pronto? TechMade, sempre un passo avanti. Non c'è più bisogno di viaggiare per vedere il mondo. Ogni giorno è il mondo che viene da te. La nostra miscela, unica al mondo, viene preparata da noi con cura, selezionando solo gli aromi migliori e dando la giusta attenzione in ogni fase della lavorazione. Ritz Caffè, diamo energia ai tuoi sogni. Con i prodotti Vesuvio, la tua casa è sempre come la vuoi tu. Pulita e ordinata con i panni scamosciati, i panni tuttofare e le microfibre adatte a tutte le superfici e i pavimenti. Prova tutti gli accessori Vesuvio che rendono la tua casa perfetta, sempre. Cercaci nei migliori negozi o su vesuvio.store. Vesuvio, esperienza di fiducia. È Peppy Night, Peppy Night, Peppy Night. È Peppy Night, Peppy Night, Peppy Night. Valgri, l'inconfondibile sapore dei prodotti Valgri, speciali di natura. Valgri, Valgri, il sapore è tutto qui. Incredibile quello. Ma no, che dai. Stando. Ci sono avversari duri e quelli che giocano sporco. Si attaccano alla maglia senza farsi vedere, ma i campioni non si fermano. Il risultato finale? Sporco a casa e con lui i batteri. Contro le macchie, la migliore in campo. Io Pod. E tu? Tenere fuori dalla portata dei bambini. Agitazione, cattivo umore, stress. Ritrova la migliore versione di te con Ansiben Relax. Favorisce il buon umore e il benessere mentale. Ansiben Relax. Foppa Pedretti e Calcio Napoli presentano tante idee vincenti per i piccoli tifosi di domani. Sistema combinato. Seggiolone. Seggiolino auto. Passeggino. Scopri nei migliori negozi di prima infanzia tutti i prodotti per il tuo bambino. Campioni, si nasce!
Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Ma perché? Perché da MD è arrivato il maxi risparmio. Prova la freschezza della mozzarella Ricci. La maxi busta da un chilo è in offerta a 3,39 euro. E per i buon gustai, tonno all'olio d'oliva Poseidon, 12 confezioni da 80 grammi a 6,29 euro. Cavaliere! Vengo anch'io. Sì, tu sì. Ma perché? Perché MD! MD, buona spesa Italia. No, 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 signorino, no, più giù. Giù? Giù ancora? Ecco, è lì, perfetto. Ma così non lo vede nessuno. Appunto, lei lo lasci lì che poi appena posso il garage me lo compro. Ma vada subito da Compass. Un prestito. Ma quanto ci vorrà? Il garage l'avranno già venduto. Ma da Compass basta un giorno. Più prestito di così. Vado? Ancora qua, eh. Vieni anche tu in filiale. Fissa un appuntamento al numero verde o sul sito. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Signor Nino, ma che bisogno c'è? Mi piace così. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Questa spilla a Stefano che diamo a tutti gli ospiti del Peppi Nights e per favore come quella del vaccino dell'appunto. Facciamo entrare qualcosa da bere, Rosy, per favore, come un quella po' quella del vaccino. Rosy, per favore, fa male. Diamo qualcosa. Siamo qua. A mio amico Stefano. Allora. Organizziamo pochi vini, Stefano. Oh, vino, vino. Grazie. Sorsino. Grazie, bicchieri. Allora, prenditi tu, renditi utile, dammi una mano. Quante allora, cose, grazie, ci pazienza, qua facciamo tutto un po' in casa. E che era il bicchiere? Nonna, per favore, siamo in due, è un'intervista seria, questa è televisione. Ma non dire parole grosse. Sembra però è televisione. Casomai servisse un po' che vini, stacca. No, no. Birra, Coca-Cola. Volevo solo ricordare che sabato sera è in prima serata su Canale 5. Allora. Sei pronto? Per capire la vita com'è strana. Allora, è un attimo. È un attimo. Sì, lui è straniero. Allora, un attimo solo l'intervista. Prego. Salute. Vediamo un attimo che ci viene anche peggio. Allora, è Stefano è buono, è molto buono, è fatto con i piedi. È paesano. Sì, è quello fatto con i piedi, lo porta il nostro amico. Sì. Umariti. Ok, andiamo avanti, porta che te lo foto. Allora. Vai. Stefano De Martino, sì. Grande successo, questa rubrica si chiama Che Pep che fa. Sì, che Pep. E l'ho inventata io. No. C'era questo stile. Non è allora. Vero, però andiamo avanti. No, è la verità. No, vabbè. Anzi. Cosa... le domande sono così. Che ne so, sei a Canale 5, che ne so. Che ne so, se a Canale vabbè, 5, non lo so, è Canale 21, vabbè, un po' non parlo più. Sì, è un format nuovo che ho inventato io, perché vabbè, ho pensato che ce n'era bisogno nel panorama televisivo regionale di queste televisioni un po' sfravocature. Allora, no, Canale 21. Canale 21 è la migliore di tutta la sfravocatura. Bene. Allora, caro Stefano, sì. Tu hai fatto Amici, la finale Amici è un grandissimo successo, forse è l'edizione più vista degli ultimi anni. Step quest'anno, grande edizione, grandi ascolti. Soprattutto grazie alla tua presenza. No, è stata una presenza importantissima, determinante, però comunque avete fatto gli ascolti anche per merito vostro. Anche senza di volevo chiederti questa cosa, dopo tutti questi successi, adesso, precisamente... quando ti vengo a pa' bang? Se mi fai un conto preciso, perché l'ho leato pure Fischetti, che è amante di queste statistiche. Tu c'è adesso dal ragazzo di Torre Annunziata che poi girava all'Italia, è andato a Milano. Adesso sul conto in banca, tu trovi una cusarella che tu dici, cazzo, ma comunque... perché tu parla così. Come? Ma quello come... non balla così. No. Comunque balla in parte così. Cioè c'hai privato, un bel gruzzoletto. Ma diciamo c'ho molti più amici adesso di prima. Attenzione, momento profondo. Se potete anche far venire le persone di Italia 1, di Rai 1, perché a Canale Indursu è molto profondo. Più amici di prima, quindi ti chiamano più persone perché... Certo. Perché il conto in banca è direttamente proporzionale al flusso telefonico. All'amicizia. Andiamo avanti. Un'altra domanda molto tecnica. No, per esempio, no? Dopo questo programma, hai scoperto di avere più amici? Assolutamente sì, amici molto regionali. Vabbè. Sì. Però... amici del target di Canale 21. Vabbè, vai avanti. Chiamano un sacco di gente che parla comunque a fraulese.
Suzzuano. Però mi piace l'affetto. Voglio pensare di meritarlo, andiamo avanti con le domande di questa rubrica. Meglio, va. Non mi interrompere, no, perché io già bacanto. Andiamo pure. Ma se allora, non rispondo nemmeno. No. Devi rispondere con okay. serietà. Vai. Domanda seria. Sì. In questo momento, mo, a chi ti tiene? Allora... allora, ti do solo un indizio. Sì. Potrei essere legato, diciamo, come parentela, eh? Magna dell'Ambresa, stanno uscendo. A un mio compaesano. Cioè, tu tieni a nom? No. Ah. Diciamo che sto frequentando una ragazza imparentata con Babuscelli. E parlo con me, is? Parlo pure peggio. Vede, che succede? Cioè, ma è una cosa ufficiale, non sapevo. No, perché proprio perché parlo peggio di Babuscelli è perfetto per me perché è impresentabile, capito? Lei voleva uno un poco più... Quindi tu volevi la privacy, la tua... Allora, però... Essendo impresentabile. E certo, però in verità tu è vero che... Si guagliò, cioè alla fine uno vede il personaggio televisivo, ma tu ma sei. Si guaglione. Tu si guaglione. Nonostante frequento. No, no, che le persone presenti. No. In questo ultimo periodo persone anziane. Cioè, sì. Anziane anche che hanno degli infortuni muscolari. Però tu sei guaglione, ma Atena. Ancora le dà fa l'amore. E ce l'ho qua! Stanno qua! Tu sei guaglione! Signori! Buonasera! In musica! In musica! Nessi Coppola, Rico Femmiano, Stefania Lai! Grazie, buonasera! Grazie, buonasera a tutti! Grazie ragazzi! Grazie a voi, grazie. Peppe, grazie! Mettete musica, altre cose della Stefano De Martino. Grazie! Buonasera! Altro successo. Grazie di cuore ragazzi! Andiamo avanti con la intervista per Stefano De Martino. Sì. Di cose di Peppe. Che cosa? Mi ricordo come si chiama l'intervista. Allora, caro Stefano De Martino, scusate, scriviamo su due pagine perché non abbiamo i soldi a Canale 21. Sì. Per okay. sparagnare, scriviamo qualcosa dietro, ma già appena la cadreta ci avrei... Allora, mandiamo una cosa qua. Un contributo. Un contributo. No, nella fotografia. Un'immagine, ecco. Torre Annunziata. Oh. Dimmi un po', che cosa ti fa quando senti Torre Annunziata, quando la pensi? Cosa ti viene nel cuore? Cosa pensi? Serio? Vuoi tante comunque è Canale 21. Sì. Vabbè, qua ci abbiamo un... abbiamo un diciamo un illustre... Illustre è la parola grossa. Sì. Diciamo un rappresentante... Vai, si è dissociato un po' pure il sindaco. No, io sono, come sai, fiero di essere torrese. Lo so. E infatti, diciamo che... molti mi dicono sei napoletano, sono napoletano, però quando poi specifico e spesso lo faccio... Sei di Torre Annunziata. Io sono di Torre Annunziata, è una città secondo me bellissima dove torno spessissimo e per me è casa, è come... Certo. Insomma... Io te l'ho chiesto perché lo so, perché so che tu sei prima torrese, insomma, poi certo, napoletano, poi napoletano. Perché è chiaro essere molto... purtroppo a Torre Annunziata... è successo questo problema che sì, è nato pure Papuscino. Vabbè, non è un problema adesso. Ragazzi, è un problema. No, non è un problema. Perché si nasceva a Torre Greco, tu ti dici tutti i problemi. E in questo momento vorrei dare via all'intervista doppia. Iniziamola però, aspetta. Stefano, prima stessa, mettili un po' più qua, Papu un po' più qua. Allora, mettiamoci Papu in quella direzione. Stefano, la tua camera è quella, così siamo a posto. Ok. Intervista doppia. Prego. Allora, la vista doppia si la trovo qua dentro, se no malotte, cosa la metti a me? C'è la mia casa. Allora, sì. Papuscello De Martino, che è meglio che ci mi pare da fare. Va bene, va allora. Bene. Va bene. Nome di battesimo? Stefano De Martino. Nome di battesimo? Papuscello. Come di battesimo? Poi è strano, perché dice un vero cognome. È un problema, perché è un problema comune. Ma Rodana battezzata. Sì. Maria De Filippi o Edoardo De Filippo? Stefano. È difficile questa. Lo so, ma pensa a te, Edoardo è morto. Che suggerimento? Penso, fatti te cose, la senti me, però comunque... Allora, ha da gamba cent'anni Maria De Filippi. Maria De Filippi, te o Edoardo De Filippo? Amaes, Maria De Filippi. Amaes. Pure che non sei Edoardo De Filippo.
Completa il proverbio, Stefano. L'unione fa... la forza. Papuscello, chi fa da sé? Forza. Forza e coraggio. Dice cose che uno non immagina. Ma la sua imprevedibilità e la sua peculiarità è bello. Sì, perché dice cose che uno dice, ma è possibile? No, fa da sé, no. Forza. Forza. Che non si sa se è forza o forza. Sì, sì, sì. Era un percorso mentale che pure i miei ci sono. Come è possibile? Sì, 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 no, dice, non è possibile. No. Ripeti con me, Stefano, li vuoi quei kiwi? Così? Lo so, ci manchi. No, la gerica della cucina o meglio? Li vuoi quei kiwi? Comunque fuori se andato a parare. No, la cosa c'è. Invece chiediamo a Papuscello, puoi ripetere, li vuoi quei kiwi? I Gilios. Che si risolve, sì, sì, sì. Perché ha il dono della sintesi. Sì, 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 sì. Gilios. Bravo, aggiù. Io sono rivaluto anche. Allora, grazie. Traduci, perché io sarei sotto, capito? Sì, 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 sì. Traduci in torrese. Sì. Mannaggia i cani da guardia al cancello. Mannaggia i cani da guardia... Mannaggia i cani da guardia al cancello. Che fosse mannaggia i cani cancello. Ehi, fatta! Tu traduci letto a una piazza coricati al centro. Coricati. Andatraisi. Aspetta, che sta... non ha già capito 63 o 63? Allora, no, Liet perché... Street, cucco da me. Stiamo parlando con l'Uruguay. Ci capivo. Sì. Tu sa, allora. Letto a una piazza. Tu devi tradurre. No, io ho capito il suo percorso mentale. Tu hai detto letto a una piazza. Coricati al centro. A Torre Annunziata c'è una piazza che è Ernesto Cesaro. Che è rinominata, data la chiesa Santa Teresa. Chi l'ha sentito? Piazza Rit Santa Teresa. Bravo. Ma noi l'hanno mandato. Noi l'hanno. Non va bene questo a Canale 21. Tu devi andare sul National Geographic. Ma fanno un documentario. No, ma fosse troppo intelligente. È incredibile. Simone, devi capire. Può essere proprio che sta avanti con l'intelligenza. Dice solo piazza, si è agganciata a piazza e ha fatto nulla. Ha fatto tutto così. Incredibile. Può darsi pure che tu sei annanzi che non sei buono in questa epoca. Oh, grazie. Può darsi che... siamo noi che non siamo... siamo noi a non essere pronti. Sì. Allora, l'ultima domanda di questa cosa surreale. Per Stefano, meglio l'università della vita o la scuola della strada? L'università della strada. A Rogelerei. La ragione mia! E mi si deve passare. Allora l'intervista dopo Stefano Garantino e Papuscello. Prendi fiato, allora. Bevi un attimo, stai morendo. Ma bevi un vino, che è stato? Non so capire. L'acqua farugia. Allora, hai detto che volevi l'acqua? No, non prima mi dici, mi fa l'acqua. Allora facciamo così, alla goccia. Alla goccia. Cioè, c'ha vai, e tu? A botta secca. Allora, alla goccia. Alla goccia. A me esce un mocambo. Allora, bene, posso, mi dispiace, fermate il teatro perché mi dispiace che non ho capovolgere. Allora, Stefano, tu mi hai accennato perché le lucerne si montano. Dobbiamo portare qualche altra cosa che ha fuggato a e illuminiamo mezza televisione italiana. Allora, la birretta. Chi si vuole giù? Vai! Allora! Non devo mettere giù! Senti, apro una birra. Quella è agitata. Vabbè, no, spero che non si... Allora, ci muoia. No, guarda. A birra si mesca. Ho capito, un attimo, una cosa... Ecco, la gradazione deve salire, mo lo so, scendiamo. Un po' di pazienza. Scendiamo, vino un poco, vino c'è stato. No, vino c'era ancora, ma... Che ma che mi chiede, qua su? Ma che ce l'ha avuto? Ma che fa? Vabbè. Siamo l'intervento. Adatto, ma adesso il picchiede è cassoso. Allora... Quindi? Solo a noi, bella con noi, abbiamo Peppo Russo. No! Allora. Che comunque... Comunque è una grande realtà. Come insegna il maestro Paolo Andone, è Peppo Russo che fa il soffitto... Vabbè. No, è un altro a piazza... Vabbè, ma proprio dimmi... A me non interessa molto questo argomento. No, è pubblicità a progresso. Sì, allora, però dopo la possiamo fare perché... Soffitto forse... di Peppo Russo. Certo. Allora... Ciao Peppe. Tu sei sempre presentatore? Sì. Sì, invece. Presidente Mazzorta. No, questa è un'altra cosa. Allora, scusa, che sono fatto presidente Mazzorta? No, ho cambiato. No, è bello, pure ho fatto un doppio senso. Certo. Bello. Allora. Mi è piaciuto. Allora, tu sei stato giudice. Tu sei stato. Io sono bello da Canale 23. Allora. È bello, che? Ti presento, tu che sei stato giudice ad Amici. Sì.
sei stato un giudice importante, però stavolta al pepinato ho voluto mettere da sopra. Quindi più di un giudice? Stiamo proprio alla coppa. Siamo tra i giudici maggiori, tra i magistrati. Il magistrato. Vediamo chi è arrivato da Procopio. Procopio, chi c'è? Siamo... Lì ho tenuto la mezza, lì ho vinto. Lascia su lì, c'è notte, un coppo tavola. Ma che è stato? No, no, vai tu, io c'è gitta per Peppe, esagerato, così si trasmissero, da gitta, mamma c'è la quinta puntata, è arrivato il giudice Marisca, mannazio giudice, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Io non c'entro niente con tutto questo. Con Peppe. Tutto con Peppe, io ci avevo detto, la trasmissione infatti non si chiama, si chiama Peppe Night, non si chiama Procopi Night. Allora, è tutta un'idea sua, per carità. Non c'entro niente, è responsabilità sua, sia giudice, io non sapevo venire in Francesco, Allodrasi! Prego, ti accomodi. È con noi un grande magistrato, uomo coraggioso, Catello Maresca! Catello Maresca, Stefano De Martino! Prego, prego. S'accomodi, dottore, prego. Qui. Ho la mia sedia. La sedia è quella che è, però. Allora... Dottore Maresca, Stefano De Martino, anche lui giudice, collega. Insomma, collega, non esagerare. Comunque è impegnato sempre al lavoro, non so, tante cose. Perfetto. Allora, volevo farvi una domanda. Non sei abituato a queste cose, ma tu a Canale 21 sei mai stato? Sì, sì, più volte. Però non c'eri tu. Sì, era una televisione purtroppo in dissesto. Poi abbiamo aggiustato un po' la... siamo faticati proprio, chi si cazzava la camera così, mo la mamma mi sa fatica a noi. Ti devo dire la verità. Allora, Peppe, ti devo dire la verità, non ti facevo capace di queste pagine così alte di giornalismo e televisione. E infatti, tu ti stai approfittando. No, aspetta, non ho finito, detto, infatti non lo sei. Non lo sei. Sta approfittando che te ne ascolto qua. Allora, io. Allora, è inutile che amo. Stai al tuo posto. No, perché poi non esiste, che te ne ascolto, che chi lo stanno pure facendo. Sì. Così, ormai. Allora. Io volevo chiedervi una cosa ad entrambi. Prima di tutto... Parla bene, ma... Parla bene. Napoli vista dagli occhi di Catello e dagli occhi di Stefano. Come la vedi Napoli in questo momento? Ma io la vedo sempre bella. Sempre bella, una bella signora che purtroppo è vestita un po' male in questo momento, ma resta sempre una bella signora. Vestita un po' male... Tu in questo momento ti senti anche un po'... Stilista. Stilista? È giusto. Vediamo che succede. Cioè, va bene, dopo cercheremo di capire se potrebbe essere Catello Maresca lo stilista di Napoli. Mi piace. Io me lo auguro, sinceramente. Attenzione, Stefano De Martino. No, me lo auguro perché ho avuto modo di... conoscerlo attraverso i fatti insomma che lo hanno raccontato chi è quest'uomo e quindi ci tenevo a dirgli insomma che mi auguro che Catello sia il prossimo stilista di questa Napoli che effettivamente è una donna stupenda che ha bisogno solo dell'abito giusto per essere notata forse dal resto del mondo. Questa è una bella dichiarazione d'amore. Certo. Se la fai pure tu, ma poi a me farebbe piacere che tu, anche tu, che anche io da parte mia, vuoi fare lo stilista di questa... la stessa cosa proprio. Non so, ci vuoi dire, ho fatto tutto così. Allora, noi dei Fratelli De Martino ti chiediamo, ma tu ti sei proposto come stilista, non si può dire, andiamo avanti con la trasmissione. Però mi ha fatto un luccio così e chi l'ha scorta ha fatto un meme. Basta. Allora, io una cosa che a proposito della scorta, della cosa, una cosa seria che ti voglio chiedere e che ti avrei sempre voluto chiedere. Un magistrato come te, uno che ha fatto tante cose importanti, sei un pilastro della giustizia, un punto di riferimento, ma a volte tiene paura. Tutti i giorni della mia vita, pure qua, venendo da te, diciamo, temevo di essere messo in mezzo a poche
Di certo, se avessi stato nudo, paura, il cane non veniva. Cioè, si vede che c'è molto coraggio. Ma guarda, la paura è una compagna di vita da ormai parecchi anni, per cui viaggiamo insieme, ci rispettiamo e la superiamo tutti i giorni, anche grazie, no? Fammi approfittare di questo palcoscenico internazionale, sì, per ringraziare anche gli uomini della mia scorta. Certo, che, certo. Che sono... E sono qui e sono attenti. Veramente li ringraziamo tutti. Io voglio chiedere una cosa a Stefano in questo momento. Io non ce l'ho la scorta. Allora, tu non ce l'hai la scorta, ma la dovresti avere, perché tu... è perché c'hai un sacco... Allora, c'è un tipo di... possibilità di aggressione un po' diversa. Anche io un tipo di scorta. Sì, in parte sì. Poi te la presento. Sì, dopo me la devi... Dopo te la presento. Però, Catello, allora, tu sei sposato, c'hai dei figli? Sì, quattro. Quattro figli. Però c'è una vita tranquilla, diciamo. Tu ami tua moglie, l'ho conosciuta. Pare una vita tranquilla. Pare. Allora, lui... Che c'è? Diciamo... Anche lui ha una vita tranquilla. Più tranquilla di quella di Catello, sicuramente. Sicuramente sì. A un certo punto ha alzato addosso e sei andato. Allora, però, no, niente, cosa ho pensato tra di me. Allora, noi a questo ragazzo, stavo pensando tra questo di me. Giovane ragazzo, vogliamo questo giovane ragazzo e lui un po' più giovane di te. Vogliamo, il problema vero di questo ragazzo non è nemmeno la futura compagna, lui ha detto che c'è qualcosa, però c'è un casting in corso in tutta Italia. Il problema non è tanto la ragazza, è la suocera. Io ho conosciuto personalmente l'ex suocera, è una componente Immaculata Rodriguez. Però lo sai che stasera abbiamo qui una suocera che vuole proporre sua figlia. La suocera più importante d'Italia, la suocera, eccomi qua, sto salendo, grazie, piano, buonasera, mamma mia, buonasera, onorata, buonasera suocera, buonasera. C'è qui il nostro potenziale genere. Eccolo qua, tutto bene. Tu come stai? Benissimo, stai bene? Grazie. Sì. Sono impegnato. Lei è già impegnato? Impegnato c'ha una vita anche molto movimentata. Ho sentito che c'ha la vita movimentata. Ci voleva pure una soffiata. In che senso? Una soffiatina. Piccirella, che il mio marito sta facendo delle cose un poco fuori legge. No. Se io volete sapere dove sta, l'hanno chiappato. L'hanno chiappato. Se non avete il tempo di andare andiamo a casa a via San Potito 12, può porti. Può porti a voi. Chi l'ha fatto il pezzotto di Sky? No. Mo si mette paura, se ne sta fuggendo per tutta la... Ma competenza la tua, il pezzotto di Sky? Io penso sì. Anche pure. Hai ma si ha fatto il pezzotto di Sky per regalarlo in due. E ma prendiamo il teatro! Si ha fatto il pezzotto per bere a te, capito? Ma mo tutto si risolve. Allora, questo ragazzo come lo vedete per vostra figlia? A me piace. Io avevo suggerito a mia figlia, perché che può avere che lei è ballerina, super sei innamorata. Ha detto pure buono, ci sta pure bolla. Quello pure è bello quando balla bolla. Allora, lui chi è? Lui no, chi è? È una persona, è un amico suo, era del greco. Ho capito. Sei casentolana. Ho capito. Che lì invece sei fissato con De Martin, ci piace De Martin. Non lo so perché ci piace De Martin, però si è fissato. Ah, perché bello, sì. Ho detto, sì. Io avevo detto, vieni pure a Peppi Iodice, cioè, magari ti piace Peppi Iodice. Non minare tanto in alto, fai pure più in basso, no? Anche papà, così. Non ci piace. La cosa pure è così. Ma mo dico io, tra me e Peppi Iodice, una sì, cosa un po' più accessibile. Una cosa di mezzo. No, perlomeno, capito, perché poi... Però manca papà mi vuole andare. No, se sono anche la papà. Io non tengo pregiudizi, per me va bene chiunque, quindi non ho nessun pregiudizio. Guardate, tenimo... Fischietto, sì, fischietto pure va bene, fischietto.
Cosa sta scendendo qualcosa pure per te? Fischietta, alzati un attimo in piedi, fammi vedere. Lui è il famoso parrucchiere. No, no, chi lo va bene. Ma è tutto a posto, Fischietta, sì. Sì, tutto sì, a posto, non è che fai delle sorprese. No, no, sto venendo. No, perché io sono per la legge Zar, va bene, pure quello per me. Zar, ma che è San Mirruccio. No, se cambia, no. Quello... è sta legge Zar. Non può cambiare. Ma come è scostumato? Non può cambiare. Allora, suocera, non può cambiare. De mattino le sembra l'uomo giusto per vostra figlia, perché noi abbiamo avuto dei problemi. Pensateci bene. Sì, infatti, ma quella ha avuto problemi. Perché voi lo sapete, l'apparenza... Gnanna. Ha ragione. La moglie è stata un pareggio di... E infatti io dicevo, quella, lui è fidanzato a Belen, si può dire no, Belen? No, a Bonanno, si può dire? Poi è una cosa che levammo da mezzo. Ma Belen era bravo in cucina, scusa Peppe, era bravo in cucina. Purpo sapeva affugare o non lo sapeva affugare? Ho affugato a te direttamente. Affugata io credo che da quello che sto capendo non sapeva e Mulignane sapeva fungio o non ne sapeva fungio? Mulignane sapeva fungio a matriciana sapeva matriciana e poi veniva la gara che si sapeva fatti questi cose ha ragione che si sapeva fatti questi cose si scherza si scherza e si scherza allora quindi si è andata la napoletana molto probabile io pensavo che l'era cacciato invece no se n'è andato lui no no per sapere no 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 le fondi che ho io è che se ne è chiudissi se n'è andato lui ma lui se non sta qua però comunque ce ne amma sempre lui non c'è prima che ci calci prima che allora la un'arancina che sta questo se ne va un attimo prima che lo faccio quindi questa è sempre la questo è buono come tu da Canale 21 come io da Canale 21 me ne vado finirai prima la settimana prossima perché esatto. Me ne stracascia la prima settimana in più. E invece te ne devi andare tu? Io me ne vado io. Ah, se ne vai io. Di sua spontanea volontà. Io sono spontanea, credo. Per sua figlia. Sì, per mia figlia. Sì o no? Stefano De Martino, va bene o no? Stefano De Martino va bene. Oh. Va e bene allora... per mia figlia. Io gliela posso dare, gliela posso portare, però poi dobbiamo prima capire, perché a me mi piacciono le persone che hanno studiato. Ah, certo. Perché chi tenga a casa tiene libro, sennò che faccio che a casa tiene libro? Anche noi. Mi sta studiando, no? Ma c'è Papuscello testimone. Papuscello dice testimone. Allora, suocera, io credo che vi dovete conoscere meglio. Sì. Scandagliate i caratteri nelle prossime settimane. Dobbiamo approfondire. Hai fatto l'università. Certo. Sei universale anche tu. E allora vai. Suocera, prego. Allora, eccoci. Cadere. Napoli. Un momento, devo fare due cose, scusami. Mi corre l'obbligo, devo dare questa spilla al dottor Maresca, se la indossa, per favore. E parliamo fra allora, un attimo. Parliamo tra un attimo, perché c'è il momento sponsor, diciamo. Allora, sì, lo faccio sapere. Allora, Napoli è diventato un set internazionale di cinema. Sì. Quindi questa è una delle cose positive, perché molti attori si trasferivano a Roma, tipo negli anni 80, negli anni 90, adesso invece c'è un'inversione di tendenza, tornano tutti a Napoli perché si gira molto a Napoli. Come la vedi tu sta cosa? Questo è un punto positivo, Napoli è diventata piena di set cinematografici e di fiction. Guarda, Napoli è la città più bella del mondo, io credo che sia naturale che vengano a girare qua, sia naturale che si crei anche un indotto cinematografico e diventi un grande set internazionale che possa anche godere poi della pubblicità che tante serie, tanti film poi riescono a determinare. E ripeto, ritorna il discorso di prima, no? Sarebbe bello vederla così tutti i giorni, anche quando scendiamo a mattina per chi affatica, diciamo, quando dobbiamo attraversare il lungomare, la Galleria Vittoria, diciamo, tutte queste, queste la quotidianità, no? Che anche la quotidianità diventi un bel film. Certo. Dicevo, fa un regista. Stefano, ma tu, io so, ho delle notizie di te che fai. Allora, secondo me.
Mo, passiamo sempre. Però tu che sei da ballerino diventato uno dei primi conduttori della televisione italiana, questo te lo dico io. Che è lo stesso percorso che hai fatto tu. Praticamente io. Io sulle televisioni, diciamo. No, tu da conduttore diventerai ballerino. Sì. E ci sono, guarda, ci sono quasi riuscendo, facendo il mandillo. Allora io. Basta! No, per diglielo! Volevi fare un complimento. È una cosa bella. Lo giuro, compa, a chi vuoi tu? Allora io. No, però io credo che tu. Che vuoi? Penso io, lo dico adesso e poi mi darete ragione. Lui diventerà un grande attore di cinema. E io voglio fare le cose prima, non dopo. Ma non è vero. Ma... No. Allora, io ti do, siccome la settimana scorsa ci sono stati Davide Donatello, certo. Io ti voglio dare un premio prima. Io non ti do il Davide Donatello, ti do il David di Donatello. Ricciolina così, da morire tu sei, sulla spiaggia stasera, voglio amarti di più, con il caldo che fa, sta drinkando. Ti sei mai? Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, al gusto di panna, di sacche e noccioline. Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, poi la fragolina, la delina e Stefano. Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, al gusto di panna, con creme e cioccolata. Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, poi la fragolina la devi dare a me, poi la fragolina la devi dare a me. Tesoro, amore, ti piace? Bel gelatino, poi che panna sopra, cioccolato, nocciola, stracciate, a te che gusto ti piace? A pistacchio. Ah, bene, al giudice? Cioccolata. Cioccolata, alla grande, vai. Ricciolina così, tu mi piaci di più, vieni baciami ancora, come sai fare tu, con il caldo che fa, sta in casa perché, dai come vieni via a gustare un gelato più fresco che c'è. Io ti sei mai. Ti piace, ti piace il gelatino, a gusto di panna, pistacchi e noccioline. Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, poi la fragolina la devo dare a te. Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, a gusto di panna, con creme e cioccolata. Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, poi la fragolina la devi dare a me. Paga tutto Peppe Dolci, il cavolo è il problema. Alla grande, vai! Oh! Ci siamo tutti insieme! Poi la fragolina la devi dare a me. Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, al gusto di panna, stacche e nocciolini. Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino, poi la fragolina la devi dare a me. Poi la fragolina la devi dare a me. Ti piace il gelatino e la fragolina a me. Ma Bouché, ti piace? Ti piace? La fragolina. Che cos'è la fragolina? La fragola. Premio! Ciao! Prima di andare avanti, tu sai che noi siamo per la televisione verità. Sì. E non abbiamo segreti per il nostro pubblico. Dimmi tutto, Stefano. Tu sai che io sono venuto qua in amicizia. Sì, a livello anche, devo dire. Come? Come l'ha fatto la mamma, cioè senza
percepire. Esatto. Però dopo che mi fa quando mi piace il gelatino, penso che con la mano in da sacca. Vabbè, no. No, nel senso. No, 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 ti capisci perfettamente. No, no, no. Non ha torto, No, capisco, attenzione. Non ha torto. E ha tutte le ragioni, perché è uno che ha fatto tanti sacrifici per arrivare no, a... No, no, per carità. La televisione italiana comunque è venuto qua comunque... Cioè, nel senso, per carità, capito? Una mano lava l'altra. No, 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 poi facciamo un conto. Hai capito? C'è Pino Lina, l'organizzatore, che è uno molto anche sbruffone. Fai finta che non ci sto, ma sì, respiri nel microfono. Lui lavora per me. Sì, io sono un collaboratore. 30 euro a trasmissione. Però come te lo trovo? Perché tutto va. Lui è il marito di Rossella. Cioè. Okay, capito, allora. Ma... No, posso... Ma perché il allora... marito di Rossella? Cioè. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Chi è? Un attimo solo, guardiamo... Ah, un attimo solo! Che lo come una banchetta? Ma tu quando... Ma che stai combinando? Troppe emozioni. Scusami, signore. Siamo pieni di scorzi. Scusami, perché mi state facendo come la sfabbricatura. Andiamo avanti. Una domanda a Stefano De Mattino. Sì. Che dopo sarà una domanda anche a Catello, però, quando mi risponderà lui. Chi sono, togliendo... Che significa? In generale, perché questo è un tipo di televisione futuristica. Sì, sì, sì. Allora, chi sono i tuoi comici italiani preferiti? Che rispondono con una certa cognizione di causa. Certo, certo. Togliendo, per esempio, i presenti, che è troppo facile dire io. Certo. Ma guarda, così... Nel panorama internazionale o nazionale? Savanna Pace Totò. Allora. Savanna Pace Cicepli. Di quelli vivi? Ancora vivi. Ancora vivi. Momentaneamente vivi. Perché vivi è un aggettivo che va usato con cautela. Allora, per qualcuno per è qualcuno semivivo, partito. Qualcuno è vivo. In piedi, uno sta in piedi, pure, in uno piedi. Sta pure va vivo. Uno perché... sta là là. I miei comici vivi? Preferiti sono... Biagio Izzo e Francesco Paolo Antoni! Attenzione! Attenzione! Forse c'è una sorpresa! Forse! Procopio, chi c'è là? Guarda. Procopio? C'è Charlie Sheen! Francesco, ci sono loro, dobbiamo non farli entrare! Francesco non c'è, come sai? Perché abbiamo tra un attimo una proposta che da Scaletta prevedeva che loro entrassero da soli! E allora fallo entrare sì! Al Peppy Night, la coppia più bella del mondo! Biagio Izzo e Francesco Paolo Antoni! Piano! Francesco, vieni qua! Cambiamo format adesso! Peppe! Allora! Maestro, venga qua vicino a me. Grazie per l'accoglienza. Questo è un format che ho inventato io. Prego. Accomodatevi, c'è Paolo. Prima gli anziani. No, Peppe, mi sia. Benvenuti ad Aula de Pep. Ma allora, proprio presentato. Sei contento? Sei stato fantastico. Ti ho seguito per tutta la durata dell'intervista e sei stato esauriente, sempre preciso. È vero. Ma che hai fatto? Che hai fatto? Formazione, scusate. Spiega cosa sei fatto. È uno che avendo il cattivo. Grazie mille. Grazie. Ma spiega che è successo. No, durante una... Tranquillizziamola. Il pubblico. È stata una mia buttata durante... Hai voluto fare la figura in me. No. Buttata non è che si traduce a figura. Te le apro io, vai. No. È aperta. Grazie. Ho aperto una bottiglia facendo il sabrage. Sì. Ma che hai fatto? No, poi come ci stessi riparlando. Ma perché? Volevo dare pago per la bottiglia. Ma perché? E vinciare in una mano. Dici, racconta allora. Era ospite da Amadeus ai Soli d'Ignoti. E vuoi parlare? Un attimo. Eri ospite. Ma un attimo. Allora, tu eri ospite. Un attimo, piano. Ero da Amadeus. Sì. Ho fatto la sciabolata. Ho messo a terra la bustina. E che sento ancora scostavo!
se ne è accorto che c'era. È una cosa della buona, niente. No. Mangia sempre, mangia. E quindi stavo raccontando? Andiamoci. Non so se può interessare questo. No, è un bel aneddoto. No, è un bel aneddoto. Ho fatto questa brava, e mi sono spellato il dito. Sì? Spellato il dito. Ma chi l'hai spellato? Come ti è successo perché ti hai spellato il dito? Mi si è deciso. No, non si è deciso. Che è deciso? Che è deciso? Io vado a cacacò. No, sto giù. Ci stai magistrato, ma ho fermo. Ma perché? Maestro! Ma che è? Se? Non è meglio, è che... Ma parliamo d'altro! È meglio, è meglio! Tu stai affugando la nuvola! Stai affugando la nuvola! È verità! Peppe, io dice di sta, dottore, abbia pazienza, è una serata un po' così! Quando si stava annunciando il gallo con l'acqua! Vedi? È arrivata la nuvola! Ce l'ha fatto! Allora, Peppi, aspetta! Ah! Siediti, ora. Si può avere un po' di quel vino? Cioè, ma quel vino sta qua, sta qua. Rossi, quel vino. Arriva subito, arriva subito. Angelo, viva che vino. E lui lo fa, eh? Ecco, e lui lo fa. Un attimo, amore. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Aspetta, allora, ti volevo ricordare che ci sarebbe un magistrato della Repubblica Italiana. Ma che sono magistrato qua? Chi è che vuole? Stato facendo fare la figura in merda. Allora. Niente, vera? Wow, un altro. Quando sono arrivato, ha detto Peppe, io dice, sai, è meglio che voi entrate dopo, perché se entri tu e viaggiate è capace che poi insieme al magistrato succedono poche burdelle, non stiamo facendo tutto su così. Allora, spazio. Per la notte. Mentre stiamo facendo sta tavola, ci sarebbe uno spazio promozionale preposto, diciamo. Allora, uno spazio promozionale sia per loro che per il caro Catello Maresi. Sì. Allora, a luglio partirà, non so se prima, uno spettacolo evento. Un tour. A luglio, sta confermando. Io mi sono fatto un rap con la bocca. A luglio partirà questo spettacolo qui, ci mandate. Eccolo qua. Che coppiano i tre del show. 2, 3, 9, 10 luglio. Eccezionalmente insieme, tre fuori classe, Stefano Donatino, Francesco Palantoni, il mio giurito e Piaggio. Ci raccontate un po'. Che succede? Allora, potremmo anticiparvi qualcosa. Non dobbiamo venire manco noi. Ma la verità. Una sorta di Elsa Popping. Ma che è Mangio delle luci. Allora, vorremmo darvi un'anticipazione, ma finora ogni volta che ci riuniamo andiamo solo a mangiare. Allora, prima ci lamentiamo, diciamo, anzi ascoltiamo le lamentele di Paolo Antoni, insomma, che ogni volta c'ha furite, cose. Ogni volta c'ha qualche disagio fisico, mentale. No, mentale. Anche mentale, anche mentale, sì. E poi decidiamo dove andare a cena. Quindi lo spettacolo non si è ancora parlato. No, molto probabilmente. Quello che fai tu qua. Addirittura. Sarà una cosa in divenire, capito? Ogni sera quindi. Ma ci riusciremo. Vabbè, però c'è tempo perché il 2, 3, sì. 9, 10 luglio. La mostra d'Oltremare. La mostra d'Oltremare che non si può dire perché sarà una sorpresa della settimana prossima che diremo il luogo dov'è. Quindi, dai, adesso diciamo solo la mostra di dove. Di mare? No. No. D'oltre? Di oltre. Perché ai Pinoli verrà assunto dei Pinoli. Allora, ma sono pesa a spalle tutta. Con la gente a Napoli se sono giusto a Rufo. Che la cosa si dà a casa sua, i mentali. Ma che te stai mangiando? No, la renna. Voi come mangiate? No, quello è un se volete. Ma che cos'è? No, no, grazie. No. Voi volete? Da Fosin, se no si mette col posto. Bravo. Allora. Quindi, comodamente, sarebbe uno spazio promozionale, il tavolo balla, devo dire che ci sarà qualcun altro nel nostro spettacolo. Ragazzi, quello spettacolo è vostro, abbiamo una foto, bro. Allora, ci dei fatti vostri, ci sono altri interpreti. Ragazzi, abbiamo preso lo spettacolo, allora andiamo con ordine.
Altri attori ce ne sono. Già, sì, parlami di Mario Porfido. Non sappiamo ancora come facciamo, ma va, però ci sta. Però ci sta. Quindi che coppia, noi tre, stiamo tutti e tre con Mario Porfido, gireremo un po' a parte la vostra rottamata, tutta l'Italia, tutti i posti più belli, arena straordinaria, ma no, come te, per i costi di vasci. La verità è questa, che questo spettacolo si chiama Che coppia noi tre, perché due di noi dovevano fare uno spettacolo assieme. Quindi dovrete scoprire durante lo spettacolo chi è il vero terzo incomodo. Ah, ok, quindi uno non era previsto. Uno non era previsto. No, non si sa. Dico non si uno non era previsto. Un po' per l'età, un po' per l'età. Gli attori avevano tutti gli arti sani. Beh, per la verità. Noi non pensavamo che arrivava a luglio. Beh. Ma noi non lo sapevamo se arrivava a luglio. Allora il parodesce non è luglio. Sai. Un'altra promozione seria. Ma che brutto. Allora, lo hanno già visto, questa è la cosa. Mare, no, fa la roppa. Era più una e mezza così. No, dopo abbiamo un'altra cosa. Allora, c'è il tecnico qua che dice questa cosa. Allora, ce la possiamo fare, un libro importante. Che Catello Maresca... Un attimo di silenzio, allora, dovremmo promuovere il libro del dottor Maresca. Catello Maresca, Le radici del male. Cos'è Catello questo... È una stronzata, cioè. Bravo, Peppe. No, è un romanzo, è un romanzo. Aspetta, è un romanzo in cui ci sono due che diventano tre, che però non si sa perché io guardo. Dopo un momento del genere. E ma io già fai mole una presentazione. Allora, presentiamo il libro, dovevo anche dire. Ripartiamo seri. Allora, nella serie. Come una vaga. Le radici del male. Signori, mi piace! È un cazzo! Allora! Poi metti qua! Allora, diciamo che è edito da Narratori Roggiosi. Narratori? Cosa Roggiosi? Ah, l'editore. Roggiosi. Ok. Di cosa racconta Secondo Le radici del male? NCO, Nuova Camorra Organizzata. Sono 40 anni di criminalità in questa terra, in questa regione, in questa città, raccontate attraverso la vita di due ragazzi. Ve la ricordate? Forse Paolo Antonio se la ricorda, la Seven Up, la discoteca di Forlì. La ricordo pure tu, Biagio. Ti ricordi quando saltò in aria? Lo sai chi è stato a farla saltare in aria? I Casalesi, perché si contendevano la proprietà con la banda della Magliana. E quello è un sogno della nostra generazione. Tu si guaglione, diciamo. No, però lui è ragazzo informato, Era una discoteca più grande d'Europa, diciamo. Ovviamente non l'ha vissuto, ed è, diciamo, un po' la storia romanzata di come la criminalità ci ha rubato un po' anche della nostra giovinezza, della nostra infanzia, no? Della nostra vita. Quelle cose che magari noi non, di cui non ci rendiamo conto. Il problema è che ci abituiamo. Purtroppo sì. Forse ci rassegniamo, invece. E la voglia, diciamo, di non rassegnarsi, di andare avanti, di lottare, è quella che ci deve contraddistinguere, anche perché poi si possa dare alle nuove generazioni una speranza, no? Una speranza, diciamo, in un futuro che poi forse meritiamo anche, no? Un sarebbe po' anche meglio di come poi ci viene dato o disegnato. Mi sono divertito tanto a fare a scrivere questo romanzo e spero che possa diventare, già ci sono trattative in corso, magari si cerca qualche attore però serio, mi serve. Allora però noi possiamo aiutare in un altro senso, perché se si parla di speranza, noi facendo questo mestiere diciamo che infondiamo speranza a tutto quanto, perché ce l'hanno fatto noi. Se lo facciamo noi un po' tutto quanto. Però sono due aspetti, io credo che da questa parte c'è il Catello, da questa parte c'è il meglio dell'arte, della comicità, dello spettacolo italiano che parte da Napoli. Quindi... In mezzo sono chi che mi mangia in luce. In mezzo c'è il meglio dei presentatori. Sì,
strada. Conduttori, comici. Io posso dire che tra poco andiamo in pubblicità, però volevo ringraziare di cuore e volevo trattenere un altro po' questi tre miei amici, ma perché continuiamo a giocare. Io ringrazio te, è meglio come una vaga. Però quando vuoi venire a giocare con noi, perdi un po' di credibilità. Venite a fare uno spettacolo con noi? Volentieri. Allora, ce l'ho la vostra d'altre mare anche il 16 e 17 luglio, perché dopo, insomma, il riscaldamento ci saremo anche noi. Ci sarà il Peppy Night in Tour. Saranno tre settimane di fuoco alla mostra d'oltre mare di Cim. Ringrazio di cuore quest'uomo straordinario. Grazie. E speriamo il nuovo stilista di Napoli. Speriamo. Ce ne andiamo ad Esca. Liberiamo il dottor Maresca e tu devi proporre a Stefano quell'artista, ti ricordi? Sì. Venga con me, dottore. Sì. Intanto grazie a Catello Maresca. Grazie. Bravo. Grazie di cuore. Grazie. Questa parte. Non ti ricordi che noi abbiamo una persona che volevamo sottoporre all'attenzione di Stefano, ma che è giudice di Amici? No, sì, no. Ah, no. Adesso mi dico, allora, Stefano giudice di Amici, che in questo momento è nell'esercizio delle sue funzioni. Ma come fai tu? Ma sopportato. Allora, Francesco, Stefano, io volevo proporti per la prossima edizione, se puoi parlare con Maria, sì, un ballerino, tuo collega, è nato con la danza, e adesso te lo vorrei proporre perché secondo me sarai folgorato. Vai, e sarai il protagonista della nuova trasmissione. Prima nuova... che accada tutto questo, posso farti una domanda tecnica? Sì. Che ci sta accadendo? Che è un cianotto particolare. Bellissimo. È un particolare. Magna, stai zitto. Allora, Amicia e Peppa, perché ricordatevi, Amicia è sulla Yacht. Il nuovo ballerino di Amici dell'anno prossimo, l'edizione 2022, Amicia. Stefano De Martino, Amicia. Giudica Procops. E come facciamo? Alza, da sotto, però. Devi alzare, è finito il numero. Secondo me sta veramente. Fai un zucchino. Sempre, sotto c'è Mariano Lanno. Mariano Lanno, come da posti. Oh, ma da sotto lui, vai tu. Alza. Allora, ragazzi, voglio fare una cosa. Andiamo in pubblicità. C'è un'altra bomba. Vogliamo arrivare. Immagina un rotolone che asciuga tutto, davvero tutto. Con i suoi veli super assorbenti, con strappi più lunghi e incredibilmente resistenti. L'alleato ideale per i tuoi lavori in cucina. Bobina smisurata anche nella convenienza. Carta Wow, il buono con poco. Playtime. Buoni sempre. Buoni da sempre. Pronto? Tech Made. Sempre un passo avanti.
Con i prodotti Vesuvio, la tua casa è sempre come la vuoi tu. Pulita e ordinata con i panni scamosciati, i panni tuttofare e le microfibre adatte a tutte le superfici e i pavimenti. Prova tutti gli accessori Vesuvio che rendono la tua casa perfetta, sempre. Cercaci nei migliori negozi o su vesuvio.store. Vesuvio, esperienza di fiducia. SEA 2.0 da oltre 30 anni tutela la tua salute e quella dei tuoi dipendenti. Servizi di sanificazione, disinfestazione e pest control per industrie alimentari, industrie farmaceutiche, condomini e case di cura. SEA 2.0. Sanificati si nasce. Non c'è più bisogno di viaggiare per vedere il mondo. Ogni giorno è il mondo che viene da te. La nostra miscela, unica al mondo, viene preparata da noi con cura, selezionando solo gli aromi migliori e dando la giusta attenzione in ogni fase della lavorazione. Ritz Caffè, diamo energia ai tuoi sogni. Francesco Malantoni e sempre Roberto. Non ha capito niente. Non ha capito. C'è Peppe. Peppe. Hai visto Peppe? Peppe Night. Peppe. No. Non ce ne andiamo. Un Elvin Doris è come si è sapigliato pure. Può darsi un po' la mente. Andiamo avanti. Allora abbiamo due vere e proprie pop star per un omaggio ai miei tre amici. Abbiamo due pop star che nate a Napoli. Sono un incanto, ci creeranno dei brividi. Signore e signori, chi abbiamo lì con Francesco Procopio? Peppe! Peppe! Sono emozionatissimo. Mi trovo qui insieme a due grandissimi. La forza e il miraggio. È veramente un onore. Noi siamo emozionati, Francesco. No, ragazzi, è un vero piacere vederti, data la tua grande carriera. Grande. Grazie di cuore. Ovviamente film, teatro, bellissime cose. Che è successo? Basta avanza? No, no, ho fatto un balletto. Per amici. Per amici, ho capito. Usarci che tipo i balletti, infatti. No, perché per Stefano De Martino, che è il giudice. Ma per amici o per una comitiva? No. France, falle, Buonasera. Saluto alla vostra Rosario Miraccio. Buonasera a tutti. Ciao Stefano. Buonasera. Allora, signora. Scusateci, ragazzi, per la cifra che abbiamo concordato. Sì. Se possibile abbiamo pagato pure due chitarristi, perché non ci teniamo al canale 21, Peppi Night, Fino Olive, Sponzo. Allora, se è possibile regalarci questo momento da brividi, due grandi pop star belli rispetto pure a me, ma loro si esaltano. Vabbè, non ce lo sai, Peppi, loro sono medi, ma rispetto a me altrimenti non me ne sei ridosi. Rosario Miraccio e Gianluca Capozzi, in un momento in cui noi ci sediamo e ci regalate il meglio del vostro letto. Sarà meglio lasciarti con la testa sul petto. Rimanendo vestiti, forse è meglio così. Evitiamo stasera di finire letto. Si rimane fornuto, ma che sfizio c'è sta. Me parole sti in mano non vanno far male. Già si sono appiccicato, che vanno spugliare. E sta voglia fa amore, più forte si va.
non mi fa male, ci voglio trovare, perché lo gustare mi ferite fa, non so capace più di cancellare, scritto in pietra a me c'è sto nome tuo e poi ti provano a innamorare, non passo un'ora e torno a te chiamare, voglio con male male manda fa, mezza parte di se sape casim di cora na scusa e tengo coraggio di scegliere per tutta vita, si scinne e trova forza lo lascia, fammi sta con te, solo con te, abbracciate sempre che ci posso fare sempre a me. Così tutto e niente, è arrivato tempo e sta con te. Si tu avere pensi che nessuno è più importante di me. Fammi sta con te, solo con te, perché quel che perdimmo non si può mai più trovare. Mi sa tutti i sentimenti se sono studiato già, tu sei l'unica che sceglie chi sto cuore ha da fa, non lo faccio aspettare. Seduto insieme a un vecchio ricordo, ascolto e la nostalgia mi parla di te. Cuore di ferro adesso di burro, piangi soffrendo i colpi dei miei perché. Occhi grandi se n'è andata, ma tu non l'hai mai fermata. Su quella porta quando si è aperta i passi di chi non vuole andare via. Spinti dal mio adorare me stesso verso quel tempo da cui non è più mia. Ma come ho fatto a non capire che per lei bastava dire resta, non andare via, gridare forte resta, è solo colpa mia, soltanto questo e basta, che cosa vuoi che sia, e non avrei guardato questa luna senza lei. Solo colpa mia, soltanto
sulla luna senza te, perché tu sarai con me. Respirare, cerca di capire, sciogli questo amore, questo nodo al cuore, lasciami cadere senza più rancore, non c'è un'isola nel mare per salvare questo amore, e non mi fermare, scusa devo andare, non mi trascinare nelle tue parole, già non so che fare. Lasciare, io non so se vivere o morire un'altra volta dentro te. Na 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 na. Con le ali dell'amore cambio il mio destino senza te. Sul mio stasera, mentre morendo da sta vita se ne va. Se non suona ma voglio scelta, non mi farò vera, ma davanti ne strunzate tutte cose che diceva, che non si fidava e sta lontana me. Ci credeva e non sa so perché. Sguardi che ha deciso già e non ci ha messo niente a me la sa. Tu vega mi innamora, se ferma le parole insieme a te, se mi saluto mora, rinda che sto occhio cuore. Penso a Luca Capozzi e Rosario Miraccio. Lucia, no, Lucille, viva! Non si capisce niente giù. Magari sposi. Ma sembra di confietta una volta. Grande, ragazzi, grazie infinite. Allora. Grazie a voi. Allora, quasi finito. Allora. In teoria, guarda me, allora adesso facciamo tutto, guarda me, in teoria dovremmo andare in pubblicità, così per togliamo voi, tutto questo, se no ce la fai, e poi togliamo voi, tutto questo casino, per però voi restate un altro minuto con noi, siamo qua, siamo qua. Un protagonista assoluto della commedia italiana, del cinema, qui a Peppina! Tra un minuto! Immagina un rotolone che asciuga tutto, davvero tutto. Con i suoi veli super assorbenti, con strappi più lunghi e incredibilmente resistenti. L'alleato ideale per i tuoi lavori in cucina. Bobina smisurata anche nella convenienza. Carta Wow, il buono con poco. Mm-hmm.
Playtime. Buoni sempre. Buoni da sempre. Con i prodotti Vesuvio, la tua casa è sempre come la vuoi tu. Pulita e ordinata con i panni scamosciati, i panni tuttofare e le microfibre adatte a tutte le superfici e i pavimenti. Prova tutti gli accessori Vesuvio che rendono la tua casa perfetta, sempre. Cercaci nei migliori negozi o su vesuvio.store. Vesuvio, esperienza di fiducia. Non c'è più bisogno di viaggiare per vedere il mondo. Ogni giorno è il mondo che viene da te. La nostra miscela, unica al mondo, viene preparata da noi con cura, selezionando solo gli aromi migliori e dando la giusta attenzione in ogni fase della lavorazione. Ritz Caffè, diamo energia ai tuoi sogni. Tech Made, sempre un passo avanti. SEA 2.0 da oltre 30 anni tutela la tua salute e quella dei tuoi dipendenti. Servizi di sanificazione, disinfestazione e pest control per industrie alimentari, industrie farmaceutiche, condomini e case di cura. SEA 2.0. Sanificati si nasce. Particolare sì. Emozione per me, perché io vorrei inserirmi nel mondo del cinema in cui sì. Biagio c'è, cioè Francesco, certo. Stefano sta entrando per la porta principale. Facci, tengo il biglietto, boh, ma no, no, non quello, il cinema recitato, porca miseria, allora, abbiamo qui stasera colui che ci può introdurre nel cinema, la commedia. Arriva da qui. Il re. Una persona che non ho capito bene, può inserire dalla porta principale nel cinema italiano che conta. Colui il re della commedia leggera italiana. Ce l'abbiamo qui stasera. Arriva il Peppy Night, Alvaro Vitali. Allora, Alvaro, tu rappresenti un pezzo di storia del cinema italiano. Sì, no, ma come hai detto te, giustamente, il re. Il re, sei anche re. Perché io ho la corona. Sì, ce l'abbiamo qui. Se fai la corona, vieni qua, senti. Se fai la corona, che buonasera. Adesso, insomma... È parte integrante della tua vita oltre che del tuo lavoro, no? Certo, certo, certo. Lavoriamo insieme. Comunque, Senta, come nel cinema anche nella vita reale, Alvaro. Ci sa per fare. Comunque. Non lo sa che te, però, che guardo sempre dal buco della serratura. Certo. Ormai c'ho quel vizio. È il punto tuo d'osservazione migliore. Allora, maestro, noi stasera io ti voglio chiedere un piacere. Io ti voglio chiedere una lezione di pierinitudine. Si può fare, cioè che tu mi inserisci nel grande mondo della pierinità. Ma che è una malattia? No, è una cosa ragione, che hai fatto però. Tu, che hai messo tu. Ah quindi, no, la pierinità è una cosa bella. Una cosa che fa tutte le sue battute, tutte le sue parole. Noi le vogliamo inserire noi in qualcosa di metà, qui ci daranno una mano tre big del cinema della televisione italiana che abbiamo l'onore di avere qui.
Abbiamo la sigla, fare Pierino. Possiamo fare la sigla, approfittiamo se sei d'accordo. Questi due bigli. Io non ho il coraggio, glielo chiedi tu. Allora ragazzi, anche veramente per tutto il cachet che avete percepito. Non hanno preso niente come nessuno qua su. Allora, per i soldi che ci siamo messi d'accordo, inseriamo un altri 50 euro. Ma come ti permetti? Ma 50 in più a che cosa? Però qua che è legato a uno. Vabbè, andiamo avanti, non approfondiamo, allora, andiamo. Vai. Scusate. Il periodo è quello che è. 50 euro comunque sono importanti. Vai avanti. Allora. Stringi. Lo può fare? Hai colonna sonora Pierino. Già, allora, qualcuno, signore e signori, a Peppina anche in esclusiva, la colonna sonora di Pierino con la Ferro Pitale protagonista, sempre con la partecipazione, piacevole, Francesco D'Antonio, Stefano Di Martino, e se fai la corona, Pierino contro tutti. Al Peppy Night! Dal vivo! Vai! Se sei come me, non ti preoccupare, alla vita è meglio darle del sì. Canta insieme a me, te posso buttare il petrolio, al suo testo posso proprio che spacchiamo a te. Oh, allora! Non te fa fregare. Con fischio senza. Esatto. Fischio senza. Allora maestro Stefania, abbiamo una voce narrante che ci darà la scena tipica di Pierino. Tu sei in preda, dovremmo liberarli loro. Abbiamo deciso che li lasciamo liberi, possiamo farli uscire. Posso? Posso? Sì. O devi dire al giudice. Allora noi andiamo via. Casa la terza? No. Metti la quarta e vattene a fare. Grazie. 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 Grazie ragazzi. Vai, cominciamo pure. Allora, la voce narrante di Pierino. E io vi chiedo a voi di partecipare, che ci saranno molte possibilità di fare proprio sì. Di questa cosa. Anche a cachet molto importanti. Mi raccomando ragazzi, da con ci vuole come fate a fare tutta vita. Comunque li botta a canale 21 sono erano finiti 10 a quest'ora, siamo a circuito chiuso. Non mi fate fare brutto. Andiamo. Andiamo Peppino. Vai. Fuori campo. Ci troviamo nella scuola media Raffaele Marangio di San Giorgio a Cremano. La preside Stefania ha convocato il padre Pierino per parlare con lui del terribile scherzo che ha fatto al vicepreside Francesco Pierantoni. Allora, se Stefania mi fa la cortesia, un po' più facciamo il passaggio. Perché qui. Ha sbagliato apposta. Ecco entrare la preside. Alettolo, entra la preside. La professoressa Stefania con sensuale. Eccola camminare per i poi. Beh. Lo vedete che. Beh. Ciao, io sono la preside. Sì. E siccome i miei allievi stanno tutti in dad, sì. Io vado in discoteca. Lo vedi? Sì. Giusto appunto, ecco. La preside era Procace. Sì, infatti. Allora, c'è la preside Procace. Entra Procopio. Ma l'insegnante di educazione fisica scopre che non era il suo turno. Tocca di uscire, non tocca. Non tocca. Allora, un momento. Fate citare gli attori. Fate prego Stefania, prego. Anche perché era un fallo da rigore questo. Esatto. Dunque, entra il signor Biagio Rizzo che sta per rimproverare suo figlio Pierino, ma alla vista della preside egli, come dire, gradisce questa presenza fisica e quindi un po' si ingrifa. E prima, ragazzi, a chi è? Prima fai ragazzi al tuo figlio, poi ti ingrifi. Dale padre, cioè? Dale figlio. Lei è il papà? Sì, il papà. Papà. Non so come è successo una serata, una botta storta. Sì, no, è che stava in Egitto e sono cresciuto da profilo. Hai capito? Uguale, guarda. Uguale. Entra il vicepreside Francesco Pierantoni, che ha una liaison segreta con la preside. Paolo Andò, Paolo Andò. Qui c'è scritto Pierantoni.
succedendo? La preside, ora, la preside gli chiede di raccontare al papà di Pierino lo scherzo che ha appena subito. Ah, beh, vabbè. Allora, io vorrei capire. Tu hai subito uno scherzo, perciò ti sei fatto male, quindi vai a protestare, colpa di Pierino. Ma è mai possibile che questo ragazzo, diciamo, si va ancora questi scherzi, che mi ha fatto questo scherzo, mi ha anche danneggiato una mano, e quindi vorrei delle scuse quantomeno. Ma quale scusa? Lei è mio figlio, non chiede scusa a nessuno. È stato lei che è un deficiente adulto, che non è saputo riparare. Oh ragazzi, il preside Pierantoni, per refertare e dimostrare che l'infortunio è stato causato in modo dannoso, ha chiamato il medico De Martino. Il dottor De Martino entra per dimostrare l'infortunio del preside Pierantoni. Dottore, la prego. Buonasera, dottore, buonasera. Da me c'è il mio dottore che vi spiega esattamente che conseguenze ho subito con questo scherzo. Di questa cosa bambini, qua. Innanzitutto sbrighiamoci, perché il tempo è... Il tempo è piragna. Tiranno. Quindi qual è il problema? Oh, lei sa benissimo, dottore, il danno che io ho subito. Lei questo dito, dove l'ha messo? Allora? No. Dove l'ha messo questo dito? Lo tenevo per i fatti miei. Sì. È stato lui che ha provocato questo incidente. Ma non è per lei un incidente. Pierino, è vero, Pierino. Perché lo teneva in caldo quel dito. Hai capito che lo teneva? Se a lui vale in caldo. Lo teneva in caldo. Lei lo teneva in caldo il tu dito. Tu devi chiedere scusa. A chi? Papà dice che devo chiedere scusa. Ma quando? Ma perché? Ma sei un ragazzino, devi chiedere scusa. Hai più grandi. Chiedi scusa. Oh, Pierino chiede scusa. È anziana, una persona anziana. Pierino chiede scusa. Chiedi scusa a nonna. Chiedi scusa a nonna. Ma nonna? Chiede scusa. Chiedi scusa a nonna. Io sono il preside di questa scuola. Sì, il vice. Ma il vice? La preside sta qua. Se cominciamo a fare le cose. Chiedi, Pierino, chiedi scusa. Chiedi scusa, Pierino. Chiedi scusa, ai esami di fine, c'ha pure il catalano, andiamo avanti. Vabbè, non devo essere io a chiedere scusa. No, Pierino chiede scusa. Chiedi scusa, Pierino. Chiedi scusa. Nonno, tante scuse, io non... Nonno. Nonno. Avete detto voi che... Bene, possiamo considerare terminato il colloquio. Avanti, allora. Nel momento in cui è terminato il colloquio, entra il professor Procopio nuovamente. Ma attenzione, non è il suo momento. Si sono allagate tutte le docce della palestra, devi andare via. Ecco, come lo porci, è tutto qua. Silenzio, Pierino cerca di accaparrarsi le simpatie degli astanti dicendo delle barzellette e facendo divertire tutti. Ma senti a papà, facciamo barzellette che si già poi. Ma senti a barzellette che fa dire, papà. Io faccio cantare, andiamo a sbirire. Perino, faccio cantare. Facciamo barzelletta, papà. Sì, sì, la barzelletta al contrario. Cominciate a ridere, cominciate a ridere. Faccio cantare, andiamo a sbirire. Ti è piaciuto, papà? È bellissimo, papà. Gliel'ho insegnato io questa barzelletta. Bello. No, ma manco per fare. La preside decide di interrogare Pierino per dimostrare che è un ragazzo studioso, quindi facciamo un'interrogazione. Bene, dunque. C'è una domanda a piacere, preside. Il ragazzo è stato malato. Ma che fa? Il ragazzo è stato malato con la freba. Ma che cosa? Ma faccio una domanda. Abbiamo studiato scienze. Sì. Allora, tu sai che scienze. La frutta ha il pelo per proteggere il frutto. Esatto. Ecco, quindi adesso fammi un esempio. Dunque, il frutto che c'ha tutto il pelo intorno. Allora pure le palle di Natale c'è nel pelo intorno. Ma che c'entrano le palle di Natale che sono lisce? Sì, a Natale tirate giù i garzoni, vai a... Ma a questo punto rientra... A questo punto rientra il professor Procopio e va a prendere il fischietto. Ecco che il professor Procopio fa i spiegamenti e va a prendere il fischietto. Il dottor De Martino calma tutti dicendo che Pierino può risolvere la situazione. Stefano, ti prego, fermi tutti. Che è successo? Ho la soluzione. Veramente? Sapete chi ce l'ha la soluzione? Lui. Pierino, mio figlio. Pierino ha la soluzione. Che soddisfazione. Pavreazzo, caccia la soluzione. Pierino dice che non c'è bisogno del fischietto perché lui può fare... Col fischio assenza. Abbiamo giocato.
dobbiamo chiamare Donatello. Perché il tempo per... Ma non c'è! No. Ditemi, no, allora, possiamo? Allora, scusatemi. Sì. Raffaello, qua. Stanno approfittando del fatto che Stefano De Martino la settimana scorsa era su Canale 5. Sì, certo. Roviniamogli definitivamente. Un messaggio di qualità. Nella... Aiuto all'immagine. Dici su. Io ho questo format che si chiama Loft. Facciamo una gara al volo. No, ti prego. Sì, veramente. Sì. Ma lui già sta mica sta America ancora. Allora, facciamo così. Dai, dai, facciamo così. Mettetevi qua davanti. Dall'esterno un comico misterioso e fa ridere loro. Non giurava. Aspetta, 3, 2, 1, arriva il comico segreto, fermi. Madonna, mi chiama Cicciù. Bonsoir. Comico misterioso. Je suis le grande chef, chef Ron. Palantoni. Ha riso, Francesco, fuori. Ne hai? Ah, ma se rido me ne vai. Sì. Izzo! Nonna Margherita! Fammi parlare però! Piano piano che la nonna casca! Piano 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 piano! Acchiappano! Sì, al canale 5 sabato passato! Lo so, è finita, se giuro, è finita, lo dico per tutti, è finita, prego. Cordon bleu. Massa Andrea, Fischetti, Nancy. Nancy, anche tu, Nancy, vieni, vieni. Piano piano, piano piano. Mousse al limone. Capozzi. Pancarré! Stefano! Raddoppio, anche Fabiano! Come mi dispiace! Ha fatto proprio dopo Pancarré, mannaggia! Guarda, menina all'uoglia! Dall'uoglia! Babuscello! Attenzione, Miraggio! No, Rosario, mi dispiace! Devi vincere questa volta! Chi è lo? Tim! Sala! Tin! Binna, sta così, hai? Procopio! Sotto i passi, Procopio! Niente, ma quanto mai? Noce! Noce! Noce più! Non c'è più farina, state ingrippando che hanno pulito il rito. Stai ingrippando, se fa proprio ridere. Cioè, hanno fatto due personali, ce l'hai qui. È nuda, fa poco. Stefania! Abbiamo due vincitori, Peppe. Ha vincono insieme l'edizione 2022-2023. Se fai la corona, Alvaro Vitali! Ma si dà la
sana. Tu pur annan se vede fa vede. E te si mise sti cazzette nera. Core gigante come piace a me. Peppe Iodice in Peppi Night Fest, la variante comica. In collaborazione con... Vai oltre il risparmio. Linea carta casa Wow, l'anticrisi sconvolgente. Bava, Opportunity Shop. Playtime, buoni sempre, buoni da sempre. Techmate, sempre un passo avanti. Ritz Café, l'unico che ti fa sognare. SEA 2.0, sicurezza ambientale. Vesuvio, esperienza di fiducia. Yes Bike, la tua nuova bici elettrica.